Buonasera, Borghetovara è uno dei comuni che progetta il suo futuro e lo fa con le elezioni che saranno il prossimo 5 giugno, tre le liste in corsa per il posto da sindaco, Claudio Del Vigo, il capogruppo della minoranza attuale in consiglio comunale, sfida Franco Biggi, che è il vice sindaco attuale, un amministratore di lunga esperienza, e però c'è una terza persona, che è Simonetta Cozzani, medico del Sant'Andrea, che si inserisce in questo duello, che ha dei precedenti perché 10 anni fa erano già duellanti sia Biggi con Del Vigo, si inserisce appunto, dico, la Cozzani con una lista civica. Quindi vi ho già detto i nomi dei candidati, li ripeto, che sono Simonetta Cozzani, che è la lista per il bene di tutti, Franco Biggi, Primavera Borghettina, e Claudio Del Vigo, Borghetto rinasce con le sue frazioni. Questi sono un po' gli slogan, il motto delle liste. Io direi di partire subito con la scheda introduttiva curata da Laura Ivani. Poco meno di 1.000 abitanti, 7 frazioni, un territorio tra i più colpiti dall'alluvione del 25 ottobre 2011. Borghettovara si avvicina all'appuntamento con le elezioni amministrative con molti nodi ancora da sciogliere. Tre le liste che si presentano all'appuntamento con le urne. In continuità con l'amministrazione uscente, con il sindaco Fabio Vincenzi, che ha deciso di non ricandidarsi e uscire definitivamente dai giochi, c'è l'attuale vice sindaco Franco Biggi. Biggi presenta una lista civica, ma vicina all'amministrazione regionale di centrodestra. Dall'opposizione è stata espressa la candidatura dell'attuale capogruppo di minoranza, Claudio Del Vigo, con una squadra che recupera alcuni nomi dall'amministrazione in cui Del Vigo fu primo cittadino e anche nuove proposte. Terza lista, un po' a sorpresa, dopo il tentativo non riuscito di Sandro Pietro Bono di presentare una propria lista, è quella di Simonetta Cozzani, già in opposizione a Carrodano nel gruppo di minoranza di Loriano Isolabella e che tenta ora il colpaccio a Borghettovara. I giochi, dicono gli esperti, a maggior ragione con tre liste, potrebbero farsi su un pugno di voti. Già nella passata tornata elettorale fu di poche decine di voti lo scarto tra la maggioranza e la minoranza. Tra i nodi da sciogliere che costituiranno una sfida per il futuro di questo territorio, il completamento dei lavori del post alluvione con la piazza in prima linea, la questione delle ceneri Enel ritrovata nella zona del Ghiarolo, ma anche una valorizzazione del territorio che è andato spopolandosi negli ultimi anni, a cominciare dal centro storico e dai borghi. E poi servizi alla popolazione, dagli anziani ai bambini, sino alla necessità di trovare una formula turistica efficace che possa attirare i visitatori in un territorio che può ancora esprimere molto. Dunque, avete sentito già due argomenti, sono stati introdotti lì da Laura Ivani in questa scheda iniziale, che sono i lavori del post alluvione, e poi ha parlato delle ceneri dell'Enel. Tra l'altro, delle ceneri dell'Enel mi sembra che proprio nel suo programma la Cozzani chiede di avere dei risarcimenti, ma poi lo vediamo, ne parlerete. Ecco, parliamo innanzitutto dei lavori del post alluvione. Non so chi vuole di voi cominciare. Ecco, com'è la situazione e cosa vi proponete di fare nei prossimi mesi? Chi di voi vincerà? Partiamo da Del Vigo, Pediamelo. Post-alluvione è stato un disastro sotto mille aspetti, lasciando perdere proprio il ragionamento dell'alluvione in sé, che ovviamente è stata una disgrazia, ci sono stati dei morti e quindi fatto questo primo passo bisogna però purtroppo guardare anche oltre, no? Cioè, quindi secondo me non c'è stato un progetto post-alluvione, tant'è vero che la situazione, se uno agli occhi per vedere è proprio di fronte a tutti, cioè abbiamo delle frazioni praticamente abbandonate, abbiamo un centro storico disastrato con impianti sportivi che una volta erano
tenuti in maniera egregia, è sempre stato un po' il fiore all'occhiello del Comune, anche perché è uno spazio interessantissimo dal quale si può comunque ripartire, e per cui c'è stata secondo me una gestione assolutamente deficitaria sotto ogni aspetto. Ora, la prima cosa da fare quale sarebbe secondo voi? Ecco. Ce ne sono mille, secondo me oggi bisogna ripartire da zero, cioè proprio riorganizzare gli uffici comunali in maniera adeguata, anche con convenzioni nuove per poter dare risposte più precise e puntuali ai cittadini, e oltretutto bisogna, diciamo che l'immediatezza, secondo me un grosso problema è quello dell'acquedotto. Dell'acquedotto potabile, perché abbiamo ancora per dirla in breve, ci sono ancora tubazioni scoperte che sono state riparate nell'immediato post alluvione, e c'è della gente che beve l'acqua calda d'estate. Insomma, poi ne parliamo anche dell'acqua. Bigi, voi nel programma lo avete scritto: rifacimento completo del centro storico. Ecco, questo è un vostro impegno, mi sembra di capire. Sì, e la motivazione della mia candidatura è appunto quello di vedere Borghetto rinascere e messo in sicurezza dopo la famosa alluvione dell'ottobre 2011. Tanti lavori noi li abbiamo iniziati e finiti, tanti lavori sono iniziati e devono ancora essere finiti. Vedi la ricostruzione dei due ponti, lo spostamento delle case popolari, la finitura dell'edificio scolastico. E praticamente, parlando del centro storico, noi speriamo che con la regione ci dia qualche aiuto, dato che è una regione amica, per poter rimettere Borghetto vivibile ai turisti e vivibile di nuovo a tanti cittadini che ritorneranno ad abitare il centro storico. È una regione amica, però vi ha tolto, mi sembra, dei soldi, che 600.000 euro, per cui avete fatto ricorso al TAR. Sì, questa è stata una cosa. Una cosa che dagli amici non bisognerebbe. Non era ancora questa amministrazione. Però so che vi battete per riaverli. Stiamo andando continuamente in regione per vedere se possiamo avere di nuovo questi soldi che erano i nostri e che ci sono stati tolti. Cozzani, ecco, sul discorso post alluvione. Io l'unico mio cosa è che non conoscevo bene questo territorio, quindi ho cercato di girarlo il più possibile per conoscere le persone, e mi sono trovata di fronte a una situazione disastrosa. Io capisco che l'alluvione ha fatto forti danni, però è anche vero che sono passati 5 anni. Quindi si entra in un centro di Borghetto che non è più un centro. Penso che molte persone aspettano ancora di ricevere degli aiuti economici, perché le persone con cui ho avuto modo di parlare mi hanno detto che non sono state aiutate dal Comune, magari da altri enti, ma non dal Comune. Quindi io penso che bisogna reperire dei fondi, sì, per ovviamente mettere in sicurezza, fare infrastrutture, eccetera, ma anche andare incontro ai cittadini che hanno avuto dei grossi danni da questa alluvione. Quindi anche loro hanno diritto di ricevere aiuto. Ovviamente poi il Comune va rilanciato, perché in queste condizioni non si può ottenere nulla, perciò va rilanciato nel turismo, va rilanciato anche dal punto di vista della cultura, secondo me, che ho messo nel mio programma, perché avere un centro al centro proprio di Borghetto, dove possiamo avere corsi universitari, parauniversitari, poi affrontiamo anche questo discorso. Nel frattempo però volevo chiedere, visto parlavamo di ceneri, qui che abbiamo detto che è uno degli argomenti introdotti, lei dice che il Comune, se lei diventerà sindaco, ecco, una delle cose che farà è quella di aprire un contenzioso con Enel. Certo. Ecco, ci spieghi un po' cosa... No, perché comunque questo è un grossissimo danno ambientale, quindi noi... Tutto è riferito, per i telespettatori che non lo sapessero, a delle ceneri che sarebbero accumulate sul territorio del Comune. Esatto, che sono comunque tossiche le ceneri e sono vicino al Vara,
Quindi tutte queste cose vanno messe da una parte, vanno messe in sicurezza il più possibile, per quanto possibile, perché mi hanno spiegato che in alcune zone sono state costruite delle abitazioni sopra queste ceneri, dai campi sportivi che dicevano ci sono queste ceneri, quindi bisogna mettere tutto in sicurezza e, tutto, e chiedere dei danni ambientali, perché questo è stato un grossissimo danno ambientale. Perciò chiedere intanto al giudice una provvisionale in modo che l'Enel intanto non faccia più pagare l'energia elettrica a scopo, diciamo, di dare un aiuto intanto ai borghettini, e poi andare avanti chiedendo un cospicuo indennizzo. Biggi, su questo argomento voi come l'avete affrontato come amministrazione, come intendete? Noi purtroppo come amministrazione quel deposito al Ghiarolo delle ceneri di Enel sono state fatte negli anni 75. Perciò, quindi è roba che ereditate da... Dopo 40 anni noi ci siamo trovati, causa l'alluvione, si è tappato il tombino che attraversa l'Aurelia, le acque che venivano dalla collina di Ripalta sono entrate dentro al deposito di ceneri e le hanno scoperte. Abbiamo subito una denuncia da parte di ARPAL, ASL, Corpo Forestale dello Stato. Come comune siamo già intervenuti creando e costruendo un canale in cemento armato per il deflusso delle acque che arrivano dalla collina. Nello stesso tempo abbiamo già provveduto a costruire una scogliera a riva del fiume Vara per non poter entrare di nuovo a scoprire queste famose ceneri. Di conseguenza abbiamo ricoperto queste ceneri con terra certificata e stiamo ultimando i lavori per la messa in sicurezza. Del Vigo. Posso fare due precisazioni, perché sennò diamo informazioni che non sono corrette. Allora, innanzitutto i soldi bloccati al Comune di Borghetto Vara sono di questa amministrazione, perché tant'è vero che ancora... Ah, si riferisce a quelli che dicevi quelli io, precedentemente, dei 600.000 euro. Dei 600.000, che sono quelli che hanno creato un mutuo di 700.000 euro del Comune, che ha portato alla creazione di una tassa che Borghetto non ha mai avuto, che è l'addizionale IRPEF, che corrisponde a circa 70.000 euro all'anno sul bilancio del Comune. Tant'è vero che proprio l'altro giorno, approvando il bilancio, ci sono ancora 250.000 euro che la Regione ha bloccato per finanziamento, per un finanziamento a una scogliera che non ritiene corretto. Quindi anche questo è ancora da vedere come va a finire. Cioè, quindi teoricamente a bilancio ci sarebbero anche dei soldi, non si possono usare perché sono bloccati. Questo per fare soltanto, ecco, un po' di chiarezza, perché altrimenti poi le persone che ascoltano possono comprendere male, ecco, se hanno informazioni sbagliate. Sulle ceneri, ecco, tra l'altro voglio precisare che la Regione amica non esiste, la Regione è un'istituzione e guarda le cose come devono essere fatte, non ci sono né amici né nemici nelle istituzioni, ci si rapporta e ci si raffronta. Ecco, penso che volesse sia ben chiaro a tutti cosa si intenda per amici. Sì, vabbè, ma non vuol dire niente. No, ho capito, a livello amministrativo no, però abbia pazienza, si capisce che sì, ma se le liste fino a ieri c'era un'amministrazione di un colore, ora ce n'è di un altro. Perché qual era il colore della precedente amministrazione? Io non l'ho capita. Dell'amministrazione regionale? Ah, regionale, sembra. Ok. Regionale, okay, parlo, okay. Sì. Ecco, un'altra cosa, sulle ceneri in maniera molto veloce. Le ceneri è vero, è una cosa molto vecchia. ARPAL, da me interpellata, comunque non ha dato delle risposte ben precise, e se la dottoressa Cozzani ha conoscenza di abitazioni costruite sopra le ceneri, è bene che lo dica, perché cose, non è stata, cioè, a quanto queste pare... sono cose dette, infatti ho detto non sono cose sicure, nel senso che mi hanno detto che ci sono delle abitazioni costruite su queste ceneri. Sarà da valutare, da vedere. Comunque il problema rimane, persiste, cioè, nel senso, non è solo quello il problema è tutte le ceneri stoccate nel comune di Borghetto. Sono un problema al quale però, su mia richiesta scritta, perché la mia unica preoccupazione è se questa cenere da causa danni, malattie, problemi alla cittadinanza. Il resto si vede con calma. Ecco, a questa mia risposta l'ASL ad oggi non ha ancora risposto, quindi non è che l'ASL ha comunque denunciato nessuno. È venuta ARPAL, ha fatto dei campionamenti, tra l'altro pare da questi campionamenti che non ci sia contaminazione, quindi è una cosa ferma, però
è un problema da affrontare, indubbiamente. IRPEF, nei vostri programmi ho visto che ne parlate. Lei addirittura propone di abolire l'IRPEF comunale, mi sembra di capire. Sì, possibilmente. È, certo. È possibile una cosa del genere? Coi tempi che corrono, è possibile con degli interventi mirati e precisi. Insomma, non è una cosa semplicissima, si può fare. Si può fare perché è una tassa odiosa, una tassa che non è mai esistita nel comune di Borghettovara e che oggi tutte le persone che hanno uno stipendio o una pensione se lo ritrovano ben scritto proprio nel tagliandino. Quindi, insomma, è abbastanza brutta come tassa. No, perché a volte quando si va in campagna elettorale si lanciano delle proposte. Si può fare, allora, tanto per diminuirla in maniera graduale è abbastanza semplice dal mio punto di vista, perché basta che man mano che diminuisce il mutuo andiamo a diminuire l'IRPEF. Secondo me però si possono fare anche interventi diversi con dei risparmi interessanti. Bigi, voi lo proponete invece un'aliquota minore, mi sembra. Sul nostro programma abbiamo già attuato che l'addizionale IPEF comunale dallo 0,7% l'abbiamo già diminuita, l'abbiamo portata allo 0,6%. In seguito, se ci saranno delle risorse sul comune, sarà nostro obbligo e dovere, se saremo rieletti, cercare di diminuirla o addirittura di eliminarla anche noi. Questo siamo d'accordo. Cozzani, sul discorso tasse... Allora, noi ne abbiamo parlato soprattutto per la Tarsu, ovviamente noi abbiamo detto partiamo dal primo risparmio, che è quello di non prendere gettoni o rimborsi spese, eccetera, e questo può portare un piccolo risparmio, ma che può aiutare magari qualche famiglia di Borghetto che ha bisogno, che è più indigente di altri. Partiamo poi da cercare delle spese che magari possono essere ridotte, in modo da avere poi un credito per diminuire, diciamo, la Tarsu. L'altra cosa che volevo dire è che io ritorno sempre forse allo stesso punto, però bisogna crescere per cercare di far diminuire le tasse e di far diminuire le spese, perché più siamo, meglio il paese sta, più risorse economiche ci sono. Ecco, su quello. Prima di continuare, di sentire un attimo cosa dicono gli abitanti di Borghetto. Abbiamo fatto, Laura Ivani ha intervistato delle persone lì per la strada per sentire un po' il polso della situazione. Quindi direi di mandare... Ci troviamo a Borghettovara, comune di poco meno di 1000 abitanti, affacciato sul fiume Vara e composto da 7 frazioni. Anche qui si andrà al voto il prossimo 5 di giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale. E anche qui abbiamo chiesto ai cittadini, alle persone che vi lavorano, quali sono le questioni che la prossima amministrazione dovrà assolutamente affrontare. Abbiamo provato ad avvicinare alcuni cittadini, residenti e persone che lavorano in questo piccolo comune, ma di fatto sono un po' resti a lasciare dichiarazioni, a farsi intervistare, a dire che cosa non va in questo comune. Vediamo che cosa siamo riusciti a raccogliere. Lei ha un'attività qui a Borghettovara, com'è la situazione adesso? È cambiata negli ultimi anni, migliorata, peggiorata? No, diciamo che ultimamente forse qualcosa si sta muovendo, anche con l'avvento dell'outlet, un po' di passaggio più c'è. Ci sono più persone, forse più abitanti o persone che comunque lavorano in zona? Più che persone, diciamo, che ci abitano, ho visto più passaggio, più turisti. Ci fa ben sperare, dai. Lei, lavorando in farmacia, ha anche un po' il polso della situazione per quel che riguarda i servizi, alle persone, gli anziani. Come se la passano in questa zona? Quello sarebbe un po' da migliorare, sì, soprattutto a livello... medico, magari qualche specialista in più non farebbe male, oltre al medico del paese. Ecco, prossimamente ci saranno le elezioni amministrative. Che cosa dovrebbe fare secondo lei il prossimo sindaco, assolutamente, che non può mancare nel suo programma e per questo paese?
Ma magari sono un po' di parte, però magari un poliambulatorio rispetto appunto di specialisti ci starebbe molto bene. Come lo trova questo paese? Borghetto. Sì. È carino perché è, come diciamo, è comodo a tutto, perché passa proprio nel bivio, comodo all'autostrada, poi anche a Spezia. E io lo trovo un paese carino. È cambiato molto dopo l'alluvione? È un po' sì, un po' sì, però hanno fatto tante belle cose. Hanno, insomma, a parte questo fare qua che non hanno ancora fatto, hanno fatto tante altre belle cose. Insomma. Riferisce ai ponti? Sì. Qui appunto dovrebbero fare questo affare qua e fare la piazza come c'era prima, perché era molto comoda e molto bella, anche perché si veniva qui, c'erano gli alberi, c'era tante belle cose. Non c'è più quello, insomma, un po' ha perso. I trasporti funzionano? Sì, sì, abbastanza, sì. Ci sono degli orari tutte le ore, insomma, c'è che si può collegare anche con la città. E i negozi sono sufficienti, come sono? Sì, sono sufficienti perché le persone non è che siano tante. E allora, a parte quelli che magari vanno in città a farsi la spesa al mercato, e qui fanno qualche cosina. Panificio di Borghetto, come va il commercio negli ultimi anni qui in paese? Ah, qui nel paese è rimasto un po', ancora un po' tutto fermo, perché per i disagi che sono stati nell'alluvione, quindi non è che ci sia un gran movimento. Come è cambiato il paese negli ultimi 5 anni, diciamo il territorio? Diciamo che l'alluvione ha trasformato un po' il nostro territorio, non è più come prima, non è anche le case, tutto, la gente, non è più difficile, ci vorrà del tempo prima che ritorni come era una volta. Si è anche un po' spopolato negli ultimi anni. Sì, specialmente Borghetto, sì, molto, molta gente. Ecco, secondo lei quali sono le cose che assolutamente bisognerà risolvere poi nei prossimi anni, anche i problemi che la gente effettivamente sente di più? Ma soprattutto per le nostre attività, che è il commercio, quelle piccole attività artigianali, ci vuole che qui si faccia in modo che venga gente, anche nel turismo, qualche cosa, perché non c'è più niente. È tutto, la gente non c'è più, la gente non viene, un po' per tutte le allerte che ci sono, tutto questo allarmismo che poi, e la gente si spaventa, pensano che sia ancora come per, cioè è, per l'amor di Dio, non è stato fatto tanto, però diciamo hanno paura che venga di nuovo qualche disastro, ecco, che poi l'unico problema potrebbero essere le frane, che sono sempre un po' in movimento, ecco, tutto qua. Quindi il rischio idrogeologico soprattutto, e anche penso la viabilità verso le frazioni. Beh sì, ci sono sempre quei disagi nelle frazioni dove ci sono le case, alcune case ancora con le strade che ci arrivano o non ci arrivano. Un'ultima cosa, negli ultimi mesi si è parlato anche di queste ceneri che sono state trovate in varie zone del territorio. Secondo lei i cittadini hanno paura di questa situazione, c'è preoccupazione oppure non se ne sono interessati? Ma onestamente sì, le voci di popolo ci sono, ma perché poi è venuta fuori adesso, ma è una cosa che è da tempo e tutti sanno, però ora è emersa, non si sa come mai. Ecco, i temi, avete sentito, non sono di Borghetto, sono temi che potrebbero essere trasferiti anche in altri comuni della Val di Fara, perché rischio idrogeologico, commercio, turismo, sono argomenti che anche i vostri colleghi, candidati nei comuni vicini, sul discorso frane, strade, ecco, cosa c'è da fare adesso con più urgenza? C'è da fare sicuramente ancora molto. Intanto ci vuole un controllo del rischio il problema grosso, sì, il controllo del rischio idrogeologico si fa con le persone principalmente, quindi riportare persone sul territorio dopo che sono state allontanate è una priorità sicuramente, perché le persone sul territorio sono le sentinelle vere di ogni territorio, quindi questo tengono pulito, tengono monitorato. La cosa, a me
secondo me ancora assurda è che a distanza di 4 anni dall'alluvione ci siano ancora persone che devono essere evacuate dalle abitazioni in allerta 2, e questa è una cosa molto grave, perché comunque Borghetto ha ricevuto finanziamenti dal mio punto di vista stratosferici, perché teniamo presente che ha avuto quasi 14 milioni di euro tra le donazioni e i soldi ricevuti dalla regione, quindi dire, poi sempre per ritornare alla regione amica, la giunta scorsa ha dato la cittadinanza onoraria a Burlando, quindi vuol dire che la regione in qualche modo si era anche data da fare. Per cui ecco, queste sì, sono delle, ma questa è una priorità per le persone, cioè toglierli da questi disagi. Ma cioè lei vuol dire che con quei 14 milioni poteva essere fatto molto di più? Indubbiamente, potevano essere distribuiti dei soldi a rimborso alle persone, questo sicuramente, perché persone hanno avuto dei danni e alcuni non hanno ricevuto assolutamente nulla. E poteva essere fatto molto di più anche nei lavori proprio di progettazione, cioè una progettazione che non sia solo il muro o spostare la terra, poi potrei fare 1000 esempi, ma è perfettamente inutile farlo ora. Però la progettazione di un comune vuol dire ripartiamo da cosa? Da un centro storico sistemato, eccetera, eccetera. Luigi, com'è che non siete riusciti a fare di più nonostante questi finanziamenti? Ma questi sono punti di vista, ecco. da un'amministrazione all'altra. Noi, dal nostro punto di vista, la correttezza è stata al massimo. Siamo intervenuti sulla frazione di Cassana, che si divide in altre 6 frazioni, completamente disastrata dalle frane, dalla sparizione di strade, fognature, acquedotti, e praticamente la gente delle frazioni, giustamente, non è tanto servita come servizi automobilistici, e noi stiamo trattando con ATC per vedere se ci può essere l'aumento delle corse per poter spostare le persone anziane dalle frazioni al capoluogo o anche alla città di La Spezia o ad altri paesi. Di conseguenza speriamo che nel prossimo futuro, come siamo già intervenuti tantissimo su strade, come ripeto, su frane, perché il comune di Borghetovara è stato il comune più disastrato dall'alluvione di ottobre 2011. Tra l'altro avete un sacco di frazioni. Perché noi ne abbiamo 6 frazioni, tra le quali Cassana si divide in altre 6 frazioni. Perciò cerchiamo di ragionare sul fatto che la sola Cassana, che si divida in 6 frazioni, in un ambiente collinoso, con il rischio idrogeologico, dove praticamente sono sparite strade, acquedotti, fognature, l'impegno c'è stato, ci sarà anche qualcuno che si potrà lamentare, giustamente, però con un disastro del genere, secondo la mia opinione, il Comune di Borghetto ha fatto tanto. Luzzani, su questo aspetto? Entrambi sono stati in amministrazione, quindi anche, diciamo così, chi era in minoranza poteva comunque combattere di più se le cose che hanno fatto non sembravano necessarie o le prioritarie. Io posso dire poco, nel senso che è ovvio che quello che ho visto è da dover rimettere mano a molte cose. Ci sono i tubi dell'acqua tutti scoperti, che insomma sono passati comunque 5 anni. Io poi, se loro hanno messo in sicurezza... è comunale o è ACAM? Comunale. Lo gestite voi? Gestito da ACAM. La rete è la vostra. Anche ieri sono stata in una piccola frazione e anche lì mi hanno fatto vedere questa strada che è stata chiusa e che non è stata più riaperta perché comunque è franata e quindi non è stato fatto nessun tipo di intervento, i tubi erano fuori, cioè le cose da fare sono ancora molte. Io non posso giudicare se quello che è stato fatto era, anche perché non sono un tecnico, ci saranno stati interpellati dei tecnici che avranno detto la loro su questo punto. Certo che i soldi che sono arrivati, che lui mi conferma sono arrivati, perché io ovviamente vado per voce di popolo, sono tanti, quindi forse alcune cose dovevano essere già state fatte. Abbiamo sentito, c'è chi dice che insomma, c'è chi avverte, voci un po' contraddittorie, qualcuno dice che si avverte una maggiore vivacità nel paese ultimamente, chi dice invece che c'è un po' di isolamento. Ora,
Non lo so, la vostra sensazione qual è? Ecco, c'è questa, c'è una tensione da parte della gente, oppure c'è un po' di rassegnazione, non so, lo chiedo a Del Vigo, ma il quale so già cosa mi risponderà. Sì, no, ma non è, cioè, non, la mia è un discorso oggettivo, basta che uno si faccia un giro per Borghetto alla sera e guardi la situazione, non c'è da fare chissà cosa, per cui movimento non ce n'è, anche l'anno scorso, anche durante l'estate non sono state fatte praticamente zero manifestazioni di carattere culturale, di carattere promozionale, perché il territorio si vivacizza anche in questo modo, cioè creando situazioni di aggregazione. Di conseguenza il territorio è quello che è, cioè se noi guardiamo, mi dispiace dirlo perché, ma guardiamo Brugnato, dopo l'alluvione ha avuto parecchi danni, è rinato completamente, Borghetto speriamo rinasca, perché l'ho scritto nel mio logo, però non credo che lo possa far rinascere la giunta che ha creato questi danni. Bigi, un po' di effetto Chopin lo avete avvertito come, oppure no? Anche come passaggio a Borghetto l'abbiamo avvertito. Però volevo dire una cosa a proposito di Borghetto capoluogo. Praticamente dall'alluvione sono trascorsi 5 anni. Gli artigiani e i commercianti sono tutti di nuovo sul territorio. Ci sono 2 ristoranti, ci sono break and breakfast, ci sono 4 pizzerie. Di conseguenza, praticamente, se non ci fosse proprio niente, questi negozianti o questi commercianti o questi artigiani, c'è falegnameria, ci sono idraulici, c'è un po' di tutto, dovrebbero aver chiuso a distanza di 5 anni. Invece che grazie al loro coraggio e alla loro volontà, devo ammettere e dire con soddisfazione che i loro negozi, i loro, diciamo, attività professionali e commerciali hanno migliorato, sono migliori di quello che c'era prima col dell'alluvione. Di conseguenza non la vedo poi una situazione tanto catastrofica. Non hanno ricevuto aiuto sicuramente da parte del comune, anche perché i negozi che se ne sono andati ci sono, perché uno è 6 mesi fa che si è spostato a Brugnato, quindi perché? Perché la situazione non si smuoveva, questo è un dato di fatto, se poi parliamo della teoria allora è un'altra storia. Io non vorrei fare una polemica, l'unico negozio che se n'è andato è quello della pulitura cani. Gli altri praticamente ci sono tutti. E a Borghetto non è che debba andare in un altro paese per fare un qualcosa, perché ci sono i carabinieri, c'è la farmacia, come ripeto, c'è il tabacchino, ci sono gli alimentari, c'è un po' tutto, ci sono le pettinatrici, c'è tutto. Di conseguenza, ritornando indietro agli impianti sportivi, il fiore all'occhiello degli impianti sportivi è vero. Gli impianti sportivi sono stati tenuti col fiore all'occhiello per 30 anni da Bigi Franco. Bigi Franco ha smesso di interessarsi di sport e degli impianti sportivi nel 2006 con l'entrata in amministrazione di Del Vigo Claudio. Caso strano, causa anche l'alluvione, è sparito tutto. Squadra di calcio che era una delle squadre, era la 4ª squadra di calcio più antica della regione Liguria. Aveva una matricola, che io me la ricordo per tutta la vita, 7.140. Adesso, grazie anche a dei giovani che compongono la mia lista, hanno rigenerato piano piano gli impianti sportivi, perché hanno ricreato agibile il campo a 7, hanno messo degli spogliatoi, stanno facendo un campionato dell'UISP con una squadra a 7 e il prossimo anno sperano di fare un'altra squadra, sempre partecipante al campionato UISP, a 11 e con un settore giovanile. Quindi di conseguenza qualche iniziativa dei giovani c'è. Cozzani, volevo dire, lei per un attimo prima, siccome uno degli argomenti è, oltre al commercio, anche il turismo, ha parlato del come valorizzare, ecco, e ha fatto un accenno al discorso universitario, sì. Se poi ce lo spiega un attimino. E poi dice anche, parla di una possibile area, zona di balneazione sul Vara, sì, controllata. Ecco. Certo. Nel senso che il turismo non è che viene per caso, le persone
Diciamo che Borghetto può essere considerata retroterra delle Cinque Terre, che sono conosciutissime ovunque e dovunque, sono sponsorizzate, quindi basterebbe un attimino spostare un pochino di attenzione verso Borghetto, creando quello che era, perché è un centro della Val di Vara, Borghetto, perciò di passaggio, e questo si può fare intanto recuperando i borghi delle frazioni con anche degli alberghi diffusi, con sovvenzioni, chiedendo sovvenzioni europee che sono lì a disposizione se uno si mette di buona lena, e questo è importantissimo perché noi abbiamo un mare bellissimo che può aiutare anche la Val di Vara, può aiutare tantissimo la Val di Vara. L'altro punto è il centro universitario, perché comunque portare all'interno di un paese dei corsi universitari, ovviamente che di cose che competono la valle, tipo l'agraria, la veterinaria, le lingue, anche quelle emergenti, cioè cose che sono meno facili da reperire anche, ad esempio a Genova veterinaria non c'è, è un modo per portare anche un riscontro economico, perché i ragazzi arrivano, quindi soggiornano e conoscono la realtà. Queste due sono le cose che secondo me sono principali. Delvigo, c'è questo discorso dell'unione dei comuni che non so se voi come comune avete aderito oppure no, ecco, a questa unione dei comuni, che dovrebbe consentirvi di abbattere un po', di organizzare meglio i servizi, ecco. Lei come la pensa su questa? Ma l'organizzazione, posso fare solo una parentesi, perché siccome mi ha tirato in ballo prima volevo rispondere, ma senza fare alcuna polemica, nel senso che come nel 2006 sono stati trovati gli impianti sportivi, definirli fuori all'occhiello è una stupidaggine. Erano disastrati, li abbiamo rimessi a posto, abbiamo messo 36 punti luce nuove che sono stati rimessi in funzione l'altro giorno in senso alternato, quindi uno sì o uno no, per cui ecco, ci sarebbe molto da dire, ma non voglio neanche creare né un dibattito né una polemica perché non mi interessa. Sul discorso però delle unioni dei comuni, l'unione dei comuni è importante, a parte che è cambiata la normativa anche recentemente, sì, sì. Quindi va un po' rivisto tutto, e alla luce delle normative bisogna fare un ragionamento. Io sono dell'idea che, diciamo, l'unione dei comuni era già fatta perché c'era la comunità montana, quindi tutto sommato si poteva anche ripartire da lì. Comunque, invece di fare convenzioni sparse come abbiamo fatto fino ad oggi, cioè che c'era prima con Calice, poi con Maisana, eccetera, eccetera, io sarei per fare convenzioni comunque nell'immediato con comuni a noi vicini. Quindi con Brugnato, Rocchetta, cioè per una questione di organizzazione dei servizi, altrimenti non abbiamo un'utilità. Esatto. Bigi, su questo argomento... Questo argomento qua, noi come fusione di comuni vogliamo il nostro comune che rimanga Borghetto di Vara. Sull'unione dei servizi siamo d'accordo, perché abbiamo già fatto con la Polizia Municipale, con Maisana, col segretario comunale, con Sesta Godano e con Daiva Marina, e con il tecnico, con Borghetto e Maisana. E adesso anche Carro e Carodano hanno chiesto l'aiuto col tecnico comunale di Borghetto di Vara. Ah, quindi un utilizzo, vi scambiate il personale, praticamente ognuno però rimane ben definito. La mia idea sarebbe questa. Anche su questo argomento lei, non so Cozzani come la pensa. Io la penso che, diciamo, che se noi utilizziamo un'unione per far sì che possiamo risparmiare delle energie, quindi fare economia, per usare poi questi soldi per altre cose più importanti, sono d'accordo. Non sono d'accordo sul naturalizzare il comune stesso, cioè ogni comune ha le sue caratteristiche e deve essere un comune a sé. Se dobbiamo pensare invece in grande, allora pensiamo a una città che comprenda sia la Riviera che la Val di Vara tutte insieme, e allora questo potrebbe dare dei grossi risultati dal punto di vista del turismo e di tutte le altre cose che possono venire da questo.
Prima parlavamo, dicevamo che ci sono tante frazioni e tra l'altro Del Vigo, lei proprio il suo motto è rinasce con le sue frazioni. Certo. Il problema, qualcuno diceva, è quello anche dell'assistenza alle persone più anziane, cioè il comune, questi comuni hanno tutti lo stesso problema, persone anziane a volte che non si possono spostare e necessità di avere un supporto, un aiuto, ecco, molte volte, poi alla fine della fiera ci si rivolge sempre al comune, che è poi il capofila di tutto, anche se non ha competenze, ma il comune e il sindaco sono sempre il punto di riferimento. Ecco. Lì faceva riferimento l'opportunità di avere qualche medico specialista o qualche poliambulatorio, ecco, ma c'è una possibilità, ci sarebbe una possibilità o no, di, anche economica? Per... Mi fa una domanda che è un assist, nel senso che grazie a questa giunta non c'è. Nel senso che il primo atto della giunta di Borghetto è stato quello di non far costruire un edificio che sarebbe servito anche a poliambulatorio, cosa che poi è nata in realtà a Brugnato, quindi non entro nel merito perché ci sono un po' troppo di mezzo, però è stato un atto di non far fare delle cose. Si possono fare, certamente, sarebbe utile, certamente sì che sarebbe utile. Tenga presente che per quello che riguarda gli anziani, a parte che nei loro programmi se non ho visto parole spese per gli anziani, però c'è anche da dire che noi facciamo parte dell'ambito territoriale sociale 60, che comprende 8 comuni della Val di Vara, dove sinceramente c'è una buona attenzione per quelli che sono i servizi sociali in generale, in particolare per gli anziani con diverse possibilità, perché c'è l'assistenza domiciliare, il custode sociale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, sotto questo aspetto siamo abbastanza coperti, poi certo tutto è migliorabile, ci mancherebbe altro, anzi secondo me ci sono piccoli servizi che possono essere anche solo a spot attivati per venire incontro alle esigenze degli anziani, così come dei minori per altre cose. Bigi, com'è questo argomento? Su questo argomento praticamente una volta le frazioni erano abitatissime, al momento attuale il capoluogo da solo fa più abitanti di tutte le frazioni messe insieme, Lago, Pogliasca, Cassana, Ripalta e Bocapignone. Di conseguenza questo discorso è valido, però noi ci stiamo battendo per vedere se l'ATC aumenta le corse per poter trasportare questi anziani per i loro bisogni, che sarebbero quello di recarsi dal dottore, di recarsi a fare le spese quotidiane e di conseguenza speriamo che l'ATC aumenti queste corse per poter usufruire a questi anziani dei loro servizi. Sono zone dove fanno questa formula del tipo taxi, ecco, l'ATC fa delle... Taxi a chiamata. A chiamata. Non so se lo fate anche lì da voi, questo qui non ancora. Ecco. Però no, so che in alcune parti lo fanno a chiamata, perché tanto è inutile muovere un pullman per andare in un paese... magari quella mattina non si muove nessuno. Tra l'altro oggi la TC fa servizi solo se pagata, quindi cioè anche lì c'è da mettere insieme dei pezzi, nel senso che... Cioè dovrebbe gravare anche sul vostro bilancio. Va a gravare sicuramente sul bilancio, a meno che non si rinunci a delle corse, a delle altre corse, allora sì, se no altrimenti va a gravare sul bilancio, quindi abbiamo sempre un problema generale. Io poliambulatorio, sono... lei è un medico, sono sarebbe... un medico, secondo me va valutato, diciamo, il poliambulatorio, anche perché insomma, o un poliambulatorio direttamente dell'ASL oppure un qualcosa di convenzionato, in modo che comunque l'anziano non debba pagare nulla. L'altra cosa, secondo me, molto che sarebbe molto utile è uno sportello, perché molte volte gli anziani, e non solo gli anziani, hanno difficoltà a capire come muoversi, perché arriva a casa il parente che ha bisogno di un letto particolare, dell'ossigeno, non sanno dove andare, quindi devono girare più cose. Invece uno sportello che li aiuti in questo senso, facciamo noi
quello che è, ti diciamo poi alla fine di tutto dove andare a consegnare il documento o i documenti senza mandare questi poveri anziani in giro in più posti. Secondo me anche questo potrebbe essere utile. Per quanto riguarda il trasporto, come ha detto lei, l'unica possibilità è un trasporto a chiamata, perché comunque non si può pensare di fare più corse quando magari la corsa va deserta. Invece il servizio a chiamata è un servizio molto utile che andrebbe potenziato tra le frazioni e Borghetto, ma anche tra Borghetto e ritorno alle Cinque Terre. Una delle cose che oggi che la gente guarda, soprattutto i giovani, è il lavoro. È un po' un'emergenza ormai da parecchio tempo. Io penso che chi di voi sarà eletto, non dico il primo giorno, ma nei giorni successivi avrà alla porta qualche ragazzo che bussa e che chiede lavoro. Ecco. Quindi non so cosa può rispondere un sindaco, lei cosa risponderebbe al giovane di Borghetto che le viene a chiedere un aiuto? Ma guarda, io sono molto pratico, quindi l'ho messo anche nel programma. Andremo a costituire noi una cooperativa di comunità, che è una cosa che hanno già strutturato su Levanto e stanno strutturando molto bene anche a Follo. La cooperativa di comunità funziona, lo dice un po' la parola, nel senso che tutta la comunità è all'interno di questa cooperativa, quindi c'è il commerciante, c'è l'artigiano, c'è l'imprenditore, c'è la persona qualunque. E questo serve proprio per andare a intercettare quei bisogni, che potrebbe essere anche quello di cui parlavamo prima, il trasporto delle persone che hanno necessità di andare a fare delle visite, eccetera, portarle direttamente a domicilio, così come uno sportello per dare delle risposte nell'immediatezza. E ecco, va a intercettare quei bisogni che sono tra il pubblico e il privato. Cioè il pubblico può fare determinate cose, ma come vediamo sta un po' arretrando. Il privato, per contro, costa notevolmente. Ecco, quindi questa è una risposta che dal punto di vista lavorativo è, secondo me, l'unica e la cosa più seria che si possa proporre a un ragazzo, cioè di entrare in comunità, perché poi cooperativa vuol dire fare insieme, no? Quindi entrare in questa cooperazione per fare insieme delle cose. E il comune su questo deve fare la propria parte, anzi il comune può essere socio della cooperativa stessa. Biggi, lei come risponderebbe al giovane? Sarà un altro problema per il nuovo sindaco. Certo. Secondo me, per nostra fortuna, a Borghetto non è che ci siano tanti giovani disoccupati, perché con la loro iniziativa, il loro coraggio, praticamente ci sono artigiani, commercianti, dipendenti che... C'è uno spirito imprenditoriale. C'è uno spirito di iniziative, cose che è da lodare, sinceramente è da lodare. Quindi, insomma, va già bene, eccoli. Diciamo che secondo me va bene, perché gli altri se ne vanno, nel senso che noi, secondo me, lo spirito deve essere quello di mantenere i giovani che ci sono, e ben venga se molti hanno già il lavoro, ma richiamare i giovani che se ne sono andati perché il lavoro non l'hanno trovato, perché se non ci sarà un comune più giovane le cose saranno tutte, non perché gli anziani, per carità, vanno ben rispettati, ma se nel comune non c'è un nucleo giovane che lavora, che fa l'imprenditore, che si porta avanti col turismo, soprattutto in questo caso, secondo me, bisogna aiutarli nelle loro iniziative, cercare fondi, aiutarli proprio anche lì con uno sportello, con un qualcosa che li indirizzi sul cosa fare, su come farlo e sul farlo bene. Secondo me è quello che bisogna fare. Lei ha avuto modo di guardare il bilancio del comune o no? Non ancora. No, ancora. Come sono messe le finanze di Borghetto? Ecco, come siete messi?
ve l'ho detto prima, ci sono... Ciò che avete approvato il bilancio... In teoria ci sarebbero anche 250.000 euro da spendere, solo che sono bloccati per una scogliera sul fiume Vara. Sul fiume Vara, ecco. Però diciamo che non avete dei deficit. No, delle... deficit non c'è nessuno. È un comune sano, ecco. C'è stato un periodo che aveva 300.000 euro di disavanzo, poi è stato recuperato grazie a quello che avevo lasciato precedentemente. Sì. Prima abbiamo parlato per un attimo incidentalmente del problema dell'acqua, diciamo che la rete è vostra e lo gestisce l'ACAM. Ora ci sono dei problemi, però chi è che diceva qualcuno che bisogna bollire anche l'acqua in alcune zone? Bollire mi auguro di no, se no dovrebbe esserci un'ordinanza del comune. No, non l'ha detto nessuno, no. Ho capito che... Non l'ho detto. Diciamo che c'è una qualità... Mi dicono che l'acqua è cattiva, però diciamo, non so in che... C'è una qualità dell'acqua che non è buona in questo momento, perché? Perché sono state prese delle scelte diverse, per cui bisogna attivarsi su ACAN seriamente perché riprendano alcune sorgenti che sono state abbandonate, no, invece che utilizzare il pozzo, eccetera, eccetera. Ecco, perché però, voi come territorio, però, le sorgenti le avete, ecco, diciamo, di acqua ne avete, non... Sì, sì, no, quindi non sono è solo stati problema. Problemi. Dica. Ecco, noi in questo momento, in collaborazione con ACAN, stiamo pulendo tutte le sorgenti del territorio comunale di Borghetto. Abbiamo già individuato delle sorgenti dove l'acqua se ne andava, l'abbiamo già intubata l'acqua e con la prossima amministrazione speriamo di poterla immettere nella vasca dell'acquedotto potabile di Borghetto Vara, in modo da eliminare quel pozzo che abbiamo creato ai tempi passati dove a Borghetto l'acqua era un po' carente. Con questa individuazione che abbiamo fatto e l'immissione di acqua delle sorgenti, ad esempio di Lago e di Pogliasca, noi forse riusciamo ad eliminare l'acqua del pozzo e magari riattaccare la pompa del pozzo solamente nel periodo estivo, quando aumenteranno le persone con i turisti. Un ultimo argomento, poi andiamo verso la chiusura, è l'edilizia, l'urbanistica, è un tema che riguarda tutti. Ora, vabbè, chiaro, quando si dice si rimette a posto un centro storico, è ben chiaro cosa si vuol fare. Però non so se avete un piano regolatore operativo da scaduto, quindi da rifare, ecco. La volontà, almeno nel suo caso, nel suo programma, è quello di... Lei parla di nessuna nuova edificazione, ma di ristrutturazione dell'esistente. Questo mi sembra di capire. Eh beh, questa è un po' una linea obbligata. Qualche nuova edificazione è possibile, ci mancherebbe altro. Però la stragrande maggioranza dell'intervento deve essere fatto sull'esistente, altrimenti è inutile che parliamo di riportare le persone sul territorio se non ristrutturiamo l'esistente. Quindi, e soprattutto anche incentivare con l'abolizione, magari no, ma con la riduzione dell'aliquota, ad esempio IMU sulle seconde case, perché questo disincentiva le persone. Poi, l'avevo già fatto nella precedente amministrazione, è andata molto bene, perché le edificazioni ultime che sono state fatte lì sono state fatte fino al 2011. Bigi, questo argomento... Ci sono già case nel centro storico che stanno di nuovo rimettendolo a posto e noi speriamo che Arte, con le tre case popolari, vengono demolite e vengono messe in un territorio tranquillo, fuori dalla pericolo alluvione, e di conseguenza ci sono 8 famiglie che dovrebbero rientrare a ripopolare Borghetto. Il piano casa, quello regionale, voi l'avete recepito o no? Questo, l'ultimo piano casa fatto dalla regione, ci sono dei comuni che hanno preferito non beneficiarne, ecco, di... In questo caso... No, voi siete andati avanti così. Non so. Cozzani. Io su questo sono d'accordo con Del Vigo, devo dire la verità, cioè bisogna ristrutturare questi borghi che sono bellissimi, che io non conoscevo, queste frazioni, cioè dei borghi che se noi andiamo in altre nazioni, tipo la Francia, se ne fa di un vanto di queste cose, tutte in sasso, quindi va soprattutto incentivato, nel senso che bisogna trovare dei fondi per cui anche i privati possano in qualche modo usufruire di una porzione
perché sicuramente ristrutturare questo tipo di casa in sasso è più costoso, quindi bisogna... No, si può intervenire con uno sgravio sugli oneri della ristrutturazione. Quello già sulle ristrutturazioni poi c'è già la legge nazionale. Già la legge europea. Che offre questa possibilità. Siccome ormai siamo alla fine, volevo chiedere a ognuno di voi le prime tre cose che farà se dovesse essere eletto sindaco. Ecco, Cozzani, le prime tre cose che si impegna a fare se sarà eletta. Beh, intanto io, come ho già detto, l'avvertenza dell'Enel è una delle mie priorità. Deve essere poi fatta, riportate, diciamo, i danni alluvionali, devono essere finito, diciamo, ristrutturato il tutto, il centro di Borghetto deve comunque avere una sua dignità, perciò la seconda cosa. E la terza, direi, il discorso degli sportelli, che mi sembrano molto molto... E gli sportelli, sportelli sia della sanità, per la sanità, sia uno sportello per i giovani dove cercare dei posti di lavoro, delle possibilità all'interno del paese per dare, non so, fare imprenditoria o quant'altro, sul turismo o su altro. Bigi, le prime tre cose che farà appena sarà eletto? Le prime cose sarà eletto, ovviamente. Saranno gli immediati interventi sulle fognature e sugli acquedotti in accordo con ACAM per migliorare le opere danneggiate dall'alluvione. La seconda cosa sarà quella di cercare di togliere le ordinanze fatte subito dopo l'alluvione, di ripristinare le strade ancora chiuse, e di conseguenza la terza sarebbe quella che noi abbiamo già iniziato la raccolta differenziata porta a porta, iniziata a febbraio di quest'anno, e ha già dato ottimi risultati, e di conseguenza si prevede di rientrare nelle norme della legge nazionale e di conseguenza diminuire anche le spese della Tari, cos'è? Le spese della raccolta differenziata. Della raccolta differenziata. Parlate nel programma di un meno 7%. Sì, siamo già al meno 7%. Sì. Del Vigole. Le cose da fare è ricreare un po' di fiducia nei cittadini, che per fortuna mi pare che girando un po' ci sia, e devo anche dire, se posso permettermi di fare un piccolo excursus, che per fortuna questa è la prima volta dove vedo anche molti giovani in attività, che hanno voglia di fare delle cose nell'amministrazione. E infatti uno dei miei primi, tant'è vero che sono assieme a me durante la campagna elettorale, una delle primissime cose è proprio la creazione dello staff del sindaco, dove ci sono, oltre ai consiglieri comunali, c'è questo staff del sindaco che io lo chiamo un po' il tavolo delle idee, perché è dai giovani che nascono le cose, altrimenti rimaniamo sempre fermi alle solite cose. Le priorità di Borghetto sono quelle che evidenziavo prima, ce ne sono mille, però diciamo... Però abbiamo detto di dirne tre, la riorganizzazione, le ha già dette. Diciamo la riorganizzazione degli uffici, il discorso delle acque, quello che abbiamo già detto prima. Bene, e ora direi che siamo alla fine, avete un po' di tempo per fare un appello diretto ai vostri elettori, per quale motivo dovrebbero votarvi? Ecco, Del Vigo, comincia a dire lei. Il mio è molto, molto semplice, nel senso che noi veniamo da un periodo di amministrazione dove l'amministrazione fallimentare sotto ogni aspetto, quindi questo è sotto l'evidenza di tutti, di conseguenza non vedo come le stesse persone possano cambiare la situazione nei prossimi 5 anni. Per cui votare una lista che si chiama Borghetto Rinasce dà già un po' un'idea. Oltretutto Borghetto Rinasce con le sue frazioni, perché tutti insieme possiamo effettivamente far rinascere il paese. Ci vuole molta volontà, ci vuole molte capacità, ma noi abbiamo sia la competenza, sia l'esperienza e sia anche un po' quella sana follia dei giovani per riuscire a fare tutte queste cose. Bigi, perché devono darvi il voto? Ecco, un appello faccia agli elettori. Io spero che gli elettori diano la conferma all'amministrazione nella quale sono attualmente, sul semplice fatto che, per conto mio, sarà perché sono la parte interessata, l'amministrazione attuale non è che poi abbia agito
tanto male, perché sul programma abbiamo messo tantissime cose fattibili nell'arco dei 5 anni della durata dell'amministrazione. Noi siamo una lista alternativa, quindi coloro che non sono stati contenti né di questa amministrazione né di quella precedente hanno una possibilità di votare un'altra persona. Noi vorremmo che Borghetto appunto diventasse un centro, il centro della Val di Vara, sia per il turismo sia per la cultura, e per il bene di tutti vuol dire da 0 a 150 anni. Noi pensiamo che il comune sia come una famiglia che accorre in aiuto di coloro che hanno bisogno, quindi pensiamo di essere una novità. Ho meno esperienza sicuramente, ma ho tanta voglia di fare. Bene, vi ringrazio, credo che i temi sarebbero stati ben altri, ben tanti altri, ma quelli principali li abbiamo affrontati. Vi ringrazio di essere venuti, do appuntamento ai nostri telespettatori a venerdì, dove affrontiamo i temi di Rio Maggiore, che è l'ultimo comune di cui parliamo, che va alle elezioni. Buonasera a tutti.